Ragazzi, la versione 5 di Midjourney è stata appena rilasciata e questo è un video in cui vi elenco tutte le novità, le proveremo insieme e capiremo come è stato rivoluzionato Midjourney. Qualcosa di un salto di qualità che è stato fatto è veramente enorme. Ma non solo vi presento Midjourney versione 5, vi dico anche come utilizzare ChatGPT 3.5 e ChatGPT 4 per creare prompt per Midjourney per dei risultati migliori. Piccolo bonus a fine video, sapete tutti quei tool di intelligenza artificiale che ti fanno vedere come generare un video dal testo, che in realtà non li puoi utilizzare? Ecco, vi dico anche come creare un video dal testo a fine video. Ora, detto questo, andiamo dritti al punto, ok? Quindi, allora, mi rendo più piccolo come al solito e andiamo a vedere le novità di Midjourney, ok? Voilà, versione 5. Primo punto, la versione 5 è disponibile solo a chi ha fatto uscire dei soldini nel portafoglio, quindi chi ha un abbonamento, anche il più base. Per esempio io ho l'abbonamento base, posso accedere, una persona che lo utilizza gratis no. Quindi primo punto. Poi vediamo quali sono i miglioramenti, i quattro miglioramenti di Midjourney versione 5. Il primo, a differenza appunto della versione 4, nel quale si doveva andare per keywords, no? Quindi dire man, virgola, lighting, natural lighting, virgola, neon background, virgola. Qua Midjourney versione 5 ci invita ad utilizzare un linguaggio naturale. E effettivamente questo è un grandissimo passo perché appunto si chiamano language model, ok? Quindi riusciamo a dare a Midjourney un linguaggio più omogeneo. Quindi qui fondamentalmente ci invita ad utilizzare in front of a door, in front of a tree, eccetera. Taken by camera name. Quindi un altro punto fondamentale è che Midjourney ha fatto il training del suo modello anche su tipi di telecamera. Quindi se andiamo a vedere, per esempio, uno stile che a noi piace, una telecamera che fa delle foto pazzesche in un certo stile, mettiamo il tipo della telecamera, avremo quello stile. Poi, secondo, write a longer prompt. Mentre la versione 4 ci dice funzionava e performava meglio per prompt corti, la versione 5 no, vuole tantissima informazione, è brava a elaborare questa informazione e darti l'output che stai cercando. Poi, try text, try hands, all things that weren't great in the previous versions, get them fixed. Fondamentalmente Midjourney aveva questo problema, che quando facevi le mani o c'erano tre dita o due dita, oppure erano fatte male, i denti, se, vediamo come è migliorato tutto questo in maniera assurda. Poi ci dice che la generazione dell'immagine effettivamente impiega lo stesso tempo, quindi un minuto circa per immagine, ma l'upscaling, ovvero il fatto di prendere quell'immagine e farla diventare grande, quindi poterla utilizzare anche per i nostri content, è istantanea, ragazzi. Lo proveremo. Ma andiamo dritto al punto, andiamo e cominciamo a vedere queste cose. Allora, apro il mio server e ho fatto degli esempi. Ora, li ho fatti e quindi vi faccio vedere la differenza tra versione 5 e versione 4. Allora, questo qui è stato fatto con la versione 5, un bambino avatar con un giocattolo. Ha capito fondamentalmente che è un bambino, avatar, quindi un cartone, con un giocattolo. Qui c'è un giocattolo, qua c'è l'avatar, addirittura avatar ha inteso anche avatar come avatar il film, ok? E questo è il risultato di Midjourney versione 5, quindi l'ultima. La 4 ha creato una cosa del genere, che non c'entra nulla con quello che gli ho chiesto. Sì, è un bambino, però non c'è un riferimento avatar. Sì, forse queste orecchie, ma non c'è il giocattolo, per esempio, eccetera. Attenzione da notare come ho utilizzato un linguaggio italiano. Infatti qui mi sono sbagliato. Però, nonostante mi sono sbagliato, questo lo ha capito. Midjourney versione 5. Questo non l'ha capito. Quindi, questo esperimento in cui mi sono sbagliato e ho parlato in italiano a Midjourney mi fa capire che Midjourney, forse la versione 5, accetta anche il linguaggio italiano. Ok, questo è stato un errore che ha portato a più conoscenze. Vedi? For the more you know. Andiamo sotto. Allora, un cane con un lecca-lecca. Questa è la versione 4. Mi sono sbagliato sempre in italiano, eh? Quindi non ha capito, forse perché ho parlato in italiano, non lo so, però dopo sotto abbiamo altri esperimenti parlando in inglese. Sotto invece la versione 5 ha capito fondamentalmente un po'. Per esempio qui c'è un lecca-lecca, un mandarino, però ragazzi guardate fin da subito la qualità, la qualità, ma la qualità di tutto questo. Guardate questo Jack Russell. Winter, Winter, vieni, vieni bello, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni. Ragazzi, ditemi se non è uguale.
Ditemi se non è uguale. Guarda, Winter, guarda. Quello è un tuo compagnetto, sai Winter? È un tuo compagnetto. Vai. Comunque ragazzi, la qualità dell'immagine è assurda. Questa sembra effettivamente una fotografia. E cioè, non c'è poco da dire. Ok? E quando ho scritto A Dog with a Lollipop, effettivamente quindi in inglese, questa è Mio Journey versione 5. Guardate. Cioè, sono fantastico. Allora, qui c'è qualche problemino. Questo ci sta, questo ci sta, questo floating on the air, ma la versione 4, ragazzi, eccola qua, è cartonesco, non possiamo comparare le due cose, questo c'ha due lingue, eccetera. Quindi la versione 5 ha una grandissima capacità di creare immagini reali, gigante, ragazzi, guardate, alcune cose, cioè, sì, questo forse lo capisci, questo non lo capisci, ragazzi, guardate, è fatto talmente bene. Vediamo l'upscale, dopo vi faccio vedere come fare un upscale e quanto è veloce, ok, fare l'upscale. Qua ho chiesto a portrait of, proprio dicendo, fondamentalmente facendo capire che la versione 5 è molto brava a leggere una frase piuttosto che a tutti i tag, quindi ho fatto a portrait of Elon Musk staring at the star with northern lights, quindi con l'aurora boreale. Ragazzi, guardate, versione 5, questo. Versione 4? Not so good, not so good. E ragazzi, questo effettivamente è un salto di qualità, quindi neanche assomiglio a Elon Musk, invece qui è Elon Musk, preciso, proprio preciso. Ora, ho fatto dei tutorial su Midjourney come utilizzare i nostri selfie per creare dei selfie magici, ok? Quindi ho testato anche questa capacità, vediamo se Midjourney versione 5 è diventato più bravo a, da una nostra immagine, creare qualcosa di più carino. I risultati non sono stati eccezionali. Ecco, questo per esempio, forse questo leggermente, l'immagine di prova iniziale era questa, ok? Come vedete, non è ancora bravo, ho fatto diverse prove. Ho messo Amen, quando scrivi Amen effettivamente fa un mix di te e la sua concezione di uomo, quindi non scrivete mai Amen. Poi ho fatto sotto un'altra prova, Pixar, è carina questa, però non troppo buona, non è che mi piace troppo. Poi ho scritto 30 years old, anche qui non c'è a scrivere 30 years old perché lui andrà a prendere, a mixare la tua faccia con tutte le persone che hanno 30 anni, no bueno. Ok, poi ho scritto Disney. Ha fatto questa roba qua, questo forse mi assomiglia leggermente. Poi ho fatto altre prove, ragazzi, che dire. Poi ho provato il testo per vedere se effettivamente scrive il testo giusto, quindi ho fatto logo with text studio. Anche qui non vedo grandi miglioramenti. Se vogliamo fargli scrivere qualcosa di particolare, non è bravo, non è ancora bravo. Ora andiamo al nostro browser e andiamo su ChatGPT. Ora io ragazzi, ma la sapete la legge di Murphy, no? Che se quando qualcosa deve andare male, andrà male. Però, guardate, adesso voglio fare un po' di filosofia qua. Non funziona ChatGPT e mi dice che temporaneamente non è disponibile. Ho visto in rete, effettivamente è down per tutti, ChatGPT. Però la sfiga vuole che io questa è la seconda volta che sto facendo questo video, perché la prima volta che l'ho fatto non ha ripreso il microfono. E quindi lo sto facendo per la seconda volta. Quindi quella sfiga lì mi ha permesso di avere i footage, ok? Quindi commenterò quei footage. Fondamentalmente, adesso vedrete i footage e non vedrete me, immetto, dico a ChatGPT che da ora in poi si deve comportare come un prompt generator, analizzare il prompt che gli sto dando, che è questo qua che gli sto inserendo, e quando gli chiederò di creare un nuovo prompt con un nuovo soggetto, lui mi creerà questo prompt con il nuovo soggetto. E voilà! Ora, per esempio, ho chiesto a ChatGPT di creare appunto un prompt su un Jack Russell che mangia una torta e questo è quello che mi ha prodotto. Mettendolo su Midjourney, questo è quello che è uscito fuori. Ragazzi, non so se vedete, la qualità è enorme, enorme. Poi, tra l'altro, posso chiedere a ChatGPT, abbiamo visto che ChatGPT è sensibile alle camere, alle lenti delle camere, quindi chiedo a ChatGPT qual è la lente Zeiss, e per chi non lo sapesse, Zeiss è una delle migliori marche di lenti, se non la migliore al mondo, più utilizzata per i portrait, quindi per i ritratti, e lui mi ha detto questa marca, ok? E lui mi ha dato questo modello. Ora gli dico di creare un prompt utilizzando nel suo prompt questa lente e mi genera questa cosa qua e mi ha generato questo prompt qua. E come vedete il risultato è
fenomenale. Quindi si può utilizzare ChatGPT in questo modo, facendo un priming di ChatGPT, dicendogli guarda, questi sono i prompt che devi imparare, adesso comportati come questi prompt, e lui ti creerà sempre prompt molto importanti. Ora scriviamo un prompt facendo un interclassal che studia. Ok, vi faccio vedere quanto è veloce l'upscale dell'immagine, ragazzi. Come vedete, il tempo di generazione di immagine è lo stesso. Stiamo parlando di un minuto, alcune volte qualche minuto quando è sovraccarico il server, oppure la CPU, insomma, nel piano base non è la top, quindi dobbiamo aspettare un po', ok? Vediamo, ho scritto in italiano, ragazzi, di nuovo. Ho questa tara mentale, lo rifacciamo anche in inglese, vediamo se effettivamente capisce in ogni caso. Scriverò a Jack Russell Studying, ok, e vediamo quello che genera. Intanto qua non ho capito ovviamente studiare, che studia. Quindi per me capisce, non capisce l'italiano. Questo è stato effettivamente un'eccezione il fatto che abbia capito il primo prompt, il bambino con Avatar. Oppure se ce l'ha, ma non tanto sviluppato. Come vedete l'immagine è che ci vuole, ecco, l'ha capito. Infatti adesso vediamo questo Jack Russell che studia e poi faccio vedere quanto è veloce a fare l'upscale, ragazzi. Comunque vediamo. Cioè è Winter questo, il mio cagnolino. Pazzesco. Qui effettivamente sta studiando, vediamo quanto è stato bravo anche nel creare ambienti, diciamo, poco comuni, perché questi sono ambienti comuni, no? Tutti sono bravi a creare un'immagine del genere. Adesso vediamo quanto è bravo a far vedere un Jack Russell realistico che studia. Ok, e poi vediamo l'upscale, quanto è veloce. Addirittura questo ha gli occhiali, è bellissimo. Aspettiamo un attimo, ancora qualche minuto. E voilà, ragazzi. Allora, che dire? Qualità molto alta, ragazzi. Si vede magari che non è una foto. Forse, qualcuno... No, si vedono tutte che non sono foto. Però, ragazzi, qualità altissima, altissima. Guardate l'upscale, per esempio. Facciamo l'upscale di questa, della 3. 1, 2, 3, go. Prima ci mettevano, non so se 3-4 minuti a fare l'upscale, adesso guardate, pazzesco, guardate i peli, i singoli peli, ragazzi, guardate, la texture, c'è anche il whisky tra l'altro, pazzesco, pazzesco, ragazzi. E questi sono gli aggiornamenti principali, poi magari farò una guida estensiva con tanti altri dettagli che studierò e nel tempo. Ora quello che volevo far vedere è anche il tool che serve per mandare, fondamentalmente per creare un video da una linea di testo. Allora dobbiamo andare su questo link che vi mando, Hugging Space. Hugging Space è un posto dove si possono effettivamente ostare, okay, dei modelli di intelligenza artificiale, e quindi qua dobbiamo scrivere quello che effettivamente vogliamo far diventare video e uscirà. Però è molto congestionata lo space e quindi alcune volte dà molti errori. Vediamo se riusciamo a crearla. Facciamo run. Allora, da notare 237 secondi di wait. Speriamo che poi funzioni. Però quello che voglio farvi vedere, il modello è questo, ok? Si chiama Model Scope. Ora, io l'ho già provato. Qui vi fa vedere tutti i loro modelli, bellissimi, qui a Giraffe, Underneath, a Microwave, dici bellissimo questo, guardate, il cane che vola, fantastico, il teddy bear che corre, il panda che guida. Ci avete in mente quel meme Expectation Reality? Guarda, ve lo faccio vedere, guarda, Expectation Reality, meme, ecco, tipo... questa cosa qua, New Year's Resolution, quindi i buoni propositi dell'anno nuovo, Expectation Reality, ok? Oppure questo, Expectation Reality, oppure questo, Expectation Reality, ok? È più o meno la stessa cosa, questa è la cosa strafiga, poi l'hanno andata a provare e in realtà le soluzioni sono mediocre, quindi hanno fatto cherry picking. Il cherry picking è fondamentalmente un comportamento malizioso che va a prendere solo i casi di successo e esclude tutti gli altri casi di insuccesso. Per fare queste immagini per me ci hanno messo un mese e mezzo, perché io provandolo più volte, ma neanche lontanamente mi sono avvicinato a questo. Però è interessante, insomma, farvi vedere cosa sputa fuori questo modoscope. Poi, ragazzi, faccio una considerazione interessante insieme a voi. Giusto un anno fa c'erano i primi modelli, venivano rilasciati al pubblico i primi modelli in maniera mainstream, intendo, i primi modelli di arte generativa, e si riusciva a fare anche qualcosa di brutto, ma dice wow, che figata, ma questo l'ha fatto l'intelligenza artificiale, ma wow, this is so cool. E in un anno siamo arrivati a fare questo, ragazzi, questo,
in un anno. Immaginate quello che possono fare con i video. Io immagino la stessa cosa, che adesso si incominciano a fare queste schifezze, che adesso vedete che esce fuori una schifezza qua, perché non immagino che esca fuori nient'altro che una schifezza. Immaginate in un anno quello che si potrà fare. Ora, intanto che aspettiamo faccio le riflessioni, delle previsioni con voi. Immaginate questo, io era una discussione che ho fatto insieme a degli amici, no? Intanto guarda, mi metto più grande così. Una riflessione che abbiamo fatto con gli amici. Immagina questo, no? Che tu puoi con un prompt generare un tuo film. Ebbene sì, no? C'è il modello della storia dell'eroe, tutte le sanno, no? L'eroe, se prendiamo Harry Potter, il Signore degli Anelli, qualsiasi storia ha più o meno la stessa struttura. C'è un personaggio che sta su uno status quo, una situazione, c'è un lavoro, tranquillo. Arriva un evento che cambia la sua vita. Muore qualcuno, qualcuno lo sfida, eccetera. E lui non sa se uscire da questa zona di comfort. Alla fine accetta la richiesta all'avventura, ok? E va in questa avventura. In questa avventura trova un mentore, poi trova la caverna del drago dove tutto sembra impossibile, oddio, non ce la farò mai. Poi ritrova la forza, sconfigge il nemico e via. Così, ok? Quindi immaginate che tu con un prompt puoi dire fondamentalmente: voglio una storia di un tizio di nome Silvio, gli dai la tua foto, quindi il personaggio c'è la tua faccia, che affronta le sfide, ma in base a questo e questo e questo vincerà. E lui ti crea tutto un film di animazione perfetto con la tua faccia, in cui tu sei il protagonista, e tu ti guardi un film con la morale che vuoi tu, con fallo thriller, fallo psicologia. Lui si inventerà le trame, si inventerà i colpi di scena. Ora ragazzi, detto questo, per me questo scenario è sia fantastico che preoccupante. Ovviamente per chi scrive tardi è molto preoccupante, però come si dice, l'intelligenza artificiale è qualcosa che aiuta l'umano, ok? Che aiuta le persone nella loro creatività. Ad esempio io non è improbabile che prendo qualcosa fatto da ChatGPT e lo utilizzo per non so cosa, copia e incolla. Molto probabilmente lo farò, prenderò questo l'output di ChatGPT e lo elaboro io, quindi è a mia funzione, mi aumenta la creatività, ma alla fine l'output creativo è sempre il mio. Ragazzi, guardiamo il video schifezza che ha tirato fuori e poi ce ne andiamo. Allora, questo non so se è un maiale o un cane, questo invece è un alieno, ragazzi. E qui ho scritto dog. Immaginate se scrivete dei prompt più complessi, quello che può uscire fuori. Detto questo, ragazzi, io spero di essere stato utile in questo video, anche con questo piccolo bonus finale. Fatemi sapere cosa ne pensate, il modo più semplice per ringraziarmi e per rimanere aggiornati sui temi di intelligenza artificiale è iscrivervi al canale, mettere un bel like, commentare, importantissimo commentare, così l'algoritmo dice: oh cavolo, la gente commenta quel video, deve essere interessante, lo faccio vedere a più persone, io cresco, io contento, io faccio più video, voi contenti perché faccio più video e vi informo meglio. Detto questo, Silvio Lucchetti, offline.